Arriva dalla Spagna con tanta voglia di far bene. L'attaccante Alejandro González Rodríguez, classe 97, ha esordito domenica scorsa e per lui subito un assist per il gol che ha permesso all'Ovidiana Sulmona di vincere la prima partita in campionato contro il Miglianico. Da circa un mese a Sulmona non parla ancora italiano e nell'intervista rilasciata alla nostra emittente le sue dichiarazioni sono state tradotte dal compagno di squadra italo-venezuelano Mauro Valdés. Ben arrivato a Sulmona, Alejandro. Benvenuto a Sulmona. Grazie. Come ti sei trovato con questo gruppo e com'è stata questa prima partita? Con il gruppo tu mi hai avuto, che doveva fisicamente non tirare al 100%, però che spero starlo durante la prossima settimana. Con il gruppo si è ambientato molto bene, non è ancora al 100% della forma fisica, ma spera di allenarsi bene in settimana per stare al 100%. Sei partito alla grande con quell'assist vincente per Aquino. Sì, viene emozionante. González Rodríguez è reduce da importanti esperienze in Spagna, mentre nella scorsa stagione a gennaio passò a giocare nel campionato cipriota. Com'è la terza divisione spagnola? È molto intenso, molta forza. Meno qualità, però è più forte, più intensità. Sono chicos más hombres, sì. E vanno pues forte. Beh, è un campionato molto intenso, diciamo molto duro. Fanno molte entrate, i ragazzi sono più tosti, comunque meno qualità, però più forza. Nel Cipro invece com'è andata? Cipro bien, non era molto serio. Pero equipo muy bueno, con optativas de subir a segunda división, pero nos quedamos a las puertas. El Cipro ha dicho que ha sido una buena sociedad, ha habido cualquier problema con la seriedad, pero comunque era una squadra un po', diciamo, meno attrezzata delle altre per salire, ma comunque si è trovato bene anche là. Perché adesso in Italia e a Sulmona? Por mi representante, sí. Mi agente. Yo quería salir fuera de España y pues me dieron la opción de venir a este equipo y pues vine. Il suo agente ha ricevuto una telefonata dalla società e lui comunque voleva uscire dalla Spagna e gli hanno proposto il Sulmona e ha accettato. Il calciatore al suo esordio ha destato una buona impressione al tecnico Candido Di Felice. Tecnicamente vado, è veloce, ha un stacco di testa, più sta con noi e più il ragazzo migliora. Alejandro, quali sono nello specifico le tue caratteristiche tecniche? Pues me gusta sempre tenere il pallone in cima e appuntare l'obiettivo e balante, non so se lo intendo. Beh, tenere molto la palla, puntare l'uomo e andare sempre avanti. Oltre a dare un valido contributo alla squadra, il suo impegno sarà quello di imparare al più presto l'italiano. Bisogna migliorarlo un attimino sulla lingua, bisogna migliorarlo. È difficile l'italiano, come ti sembra questa nuova lingua? Sì, bueno, è similare, però llevo poco tempo qui, entonces. Beh, è molto simile allo spagnolo, però comunque non è molto tempo che è arrivato qua, quindi si deve ancora imparare qualche parola. Per concludere, cosa prometti ai tifosi del Sulmona? Che intenterò farlo lo meglio possibile e che marcherò gol e subiremo la Liga. Proverà a fare il meglio possibile, spera di segnare tanti gol e di riuscire a salire.